faccio una premessa, non per contraddire l'assessore, ma è una cosa che dico sempre. Sia chiaro che la storia non insegna nulla a nessuno. La storia è un modo di analizzare il passato e di confrontarlo con il presente, ma scordiamoci che possa insegnare. Qualcuno anche nella recente formazione del governo si è inventato questa categoria. No, la storia non insegna, la storia è però uno strumento molto utile per approssimazioni successive nel rendersi la complessità in cui viviamo. Io faccio lo storico di impresa, quindi con questi temi mi sono confrontato solo marginalmente, solo perché mi capitavano tra i piedi, forse proprio perché non sono un professionista dei beni comuni, qualcosa di qualche spunto di interessante può uscire. E parto da molto lontano e poi torno vicino. La comunità è in realtà l'essenza stessa della politica, della polis, quindi torniamo molto indietro, andiamo alla Grecia. È il vivere assieme che ci porta a confrontarci e a stabilire regole di comportamento in cui la comunità si governa. Dopodiché è evidente che all'interno della polis esisteranno dinamiche le più varie, per cui se andiamo a riscoprire il concetto di egemonia, emergeranno alcuni che egemonizzano gli altri, ma dal punto di vista teorico la polis vede tutti i cittadini sullo stesso piano. Questo è un riferimento lontano, perché ogni volta che si parla male della politica o che si inventa l'antipolitica, io tendo sempre a dire: no, guardate, la politica è la più nobile arte del vivere associato, ed è appunto quella greca la sua matrice. Ma viviamo da noi molto vicini, nel senso dal punto di vista territoriale. Siamo in un'epoca capitalistica, come ben sappiamo, eppure c'è ancora chi, non molto lontano di qui, nel Bellunese, parla di regole. Le famose regole, ovvero, nonostante tutte le trasformazioni economiche e politiche che sono state, in cui determinati territori sono di proprietà indivisa di una comunità. Siamo all'interno di beni fisici, sia chiaro, e quindi ecco la roba, però il governo di quei beni fisici ha a che fare poi anche con la qualità della vita. Perché se io non governo quelle proprietà indivise in maniera tale che non ci sia qualche sconsiderato che abbatte alberi indiscriminatamente, io mi ritrovo con tutti i fenomeni di degrado a valle del mancato governo del territorio. E noi sappiamo come, appunto, essendo noi eredi, non in senso rivista, dei territori di terraferma della Repubblica Veneziana, sappiamo come il governo del territorio, il governo delle acque, il governo dei boschi sia stato assolutamente importante per assicurare benessere, qualità della vita, eccetera. Ecco, se noi intendiamo i beni comuni come qualche cosa che assicurano la qualità della vita, quindi in maniera non legata necessariamente a un bene fisico, ci ritroviamo all'interno di una tradizione che poi appunto è supportata da studi, perché appunto pensiamo solo alla grande competenza idraulica della Salernitana Repubblica, è legata in sostanza a come i beni fisici, i beni materiali possono o non possono servire al bene della comunità. È un po' duro dirlo rispetto a una repubblica aristocratica, però il concetto alla fine è quello del benessere comune. Come si coniugano questo tipo di discorsi con le cose di cui io mi occupo? Ed è il discorso della storia di impresa o comunque della storia economica. Il Veneto, da questo punto di vista,
a alcuni primati non indifferenti. Innanzitutto io ho studiato a lungo la storia economica del Veneto, sono giunto da tempo immemorabile alla conclusione che il Veneto non è affatto quella zona periferica marginale dell'Italia, ma invece in Veneto nascono alcuni fenomeni, emergono alcuni personaggi, emergono alcune idee che hanno in realtà contribuito in maniera notevole, a volte fondamentale, alla modernizzazione del nostro paese. Io qui in mano un libro che peraltro vi consiglio, non perché io abbia fatto la sua introduzione, ed è di Francesco Iori, un bravo giornalista, è stato a lungo vice di Giorgio Lago, quello che si è inventato il Nord-Est come categoria. E questo libretto, intitolato Il Sud e il Nord, parla del Veneto tra il 1866, quindi dopo l'unità, e il 1922. Il Sud e il Nord è perché una delle caratteristiche con cui il Veneto è stato spesso esageratamente descritto è quello di una landa desolata non molto diversa dal Sud Italia. Emarginata rispetto alle zone dello sviluppo, pieno di miserabili, e quindi ecco il grande contributo in negativo da questo punto di vista del Veneto alla emigrazione degli ultimi decenni dell'Ottocento, ed è una categoria, quella del nord e del sud, che in maniera come dire, paradossale viene riproposta nei primi anni del 50, anzi a partire dal 54, da un notabile democristiano di rango, un Camino Sabadin di Cittadella, che era stato segretario regionale della Democrazia Cristiana durante la Resistenza. E questo, quando inizia, poi inizia, adesso, cioè inizia da qualche anno, la Cassa per il Mezzogiorno, scrive un libello sulla depressione economica del Veneto, in cui dice: calma, cos'è questa storia del dualismo tra nord e sud? Noi non siamo nord, noi siamo miserabili anche e di più dei campani, dei calabresi, eccetera, eccetera. E lo fa questo tizio, che tra l'altro è un uomo di cultura, un avvocato, in maniera molto puntuale e artificiosa, giocando e manipolando le cifre. Cioè, se io scelgo certi dati statistici piuttosto che certi altri, posso arrivare alle conclusioni più disparate, per cui questo giunge a dire: ma in realtà noi abbiamo un numero più basso di radioapparecchi, la radio una volta funzionava solo con l'elettricità, rispetto alla campagna. E sì, calma, però la campagna è più densamente abitata di molte zone del Veneto, dove appunto le compagnie private, in questo caso la SADE, la Società dell'Elettrica e dell'Elettricità, non va certo a elettrificare in presenza di un numero di utenze molto basso. Questo è un primo uso, come dire, strumentale di dato statistico. L'altro è dire: ma noi abbiamo un'impresa in forma di società per azioni inferiore in termini di capitale complessivo investito di quanto non accade in campagna, quindi siamo più miserabili della campagna. Piccolo particolare: la più grande impresa planiera italiana, la Marzotto di Valdagno, era all'epoca ancora una ditta individuale, ma solo perché? Per il semplice motivo che il proprietario riteneva, nella sua vecchia mentalità mercantile da cui derivava, che il fatto di mettere a rischio, non lo metteva a rischio ovviamente, l'intera sua sostanza fosse una delle cose che più gli consentiva di stare dignitosamente sul mercato, vecchia mentalità se vogliamo, ma questo è. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in realtà il Veneto vede all'interno, anche nonostante queste descrizioni grottesche, ma che grottesche erano, l'emergere di alcuni fenomeni che è bene tenere presente rispetto al concetto di bene comune, ovvero di socialità. A cominciare da un fatto: in Veneto cominciano a svilupparsi presto le società di mutuo soccorso di ispirazione mazziniana. Vengono gestite malissimo, per carità, e perché spesso le società di mutuo soccorso, e quindi torniamo a Val
Bolaño, il teatro metropolitano, eccetera, non è solo quello, vengono organizzate non dal basso ma dall'alto. È il padrone che organizza la cassa di mutuo soccorso e magari diventa anche il presidente della stessa, ed è una forma, come dire, di avvio di quello che sarà una sorta di welfare aziendale che si svilupperà più seriamente, più completamente nel Novecento, e che lì ha invece ancora il senso, il connotato della filantropia, diciamo, di tipo borghese, o comunque di quel rapporto tra signore e dipendente che è tipico delle campagne. Emergono però altri fenomeni più interessanti, anch'essi, almeno in un caso, di ispirazione mazziniana, che sono quelle di dire, e poiché appunto le casse rurali sono, le casse di mutuo soccorso sono appunto spesso dominate dalla borghesia, inventiamoci qualcosa che dal basso costringa la gente comune, i lavoratori, il popolo, a auto-organizzarsi e a crescere dal punto di vista la mentalità, il suo senso di responsabilità, eccetera. Sono due istituzioni bancarie che nascono a Padova. Padova è un territorio non industrializzato, è un grosso centro di intermediazione agricola, in cui emergono due figure, due ebrei, due israeliti. Uno viene da Venezia ed è Luigi Luzzatti, che è un economista che arriva a Padova, dove insegna due strane cose che non c'entrano l'una con l'altra: da un lato insegna il diritto costituzionale, dall'altra parte economia politica, ma che ha in testa l'idea di dar vita in Italia a qualcosa di simile a quelle che sono le unioni di credito che esistono in Germania, cioè organizzazioni popolari in cui i piccoli artigiani, i lavoratori, diciamo, quelli proprio miserabili, piccoli impiegati, eccetera, riescono a diventare azionisti di questa banca, da cui possono trarre, per il fatto di essere azionisti con una sola azione, eventuali prestiti per svolgere attività economiche. È un'attività, diciamo, monopolistica. Nascono le banche mutue popolari, inventate a Padova da Luzzatti, diffuse poi con una frenesia da apostolo del credito in giro per l'Italia. Vorrei ricordare che le banche popolari sono oggi la seconda organizzazione bancaria su cui si regge la piccola impresa del nostro paese. Non sappiamo quanto significhi la piccola impresa nel nostro paese, ma questo è già un fattore elitario. Ce n'è un altro che nasce di a poco, diciamo sfasato di 15 anni, un altro israelita, un grande proprietario fondiario che diventa il nemico della sua classe. Si chiama Leone Wallenberg, palazzi in Via del Santo, dove io insegno nella ex facoltà di scienze politiche, e che dà vita, anche qui copiando dal modello tedesco e adattandolo al caso italiano, alle cosiddette casse rurali. Motivo: le campagne, Padovano è essenzialmente una zona agricola, sono infestate da coloro che praticano l'usura e che rovinano i piccoli coltivatori, sia proprietari che affittuari. Spesso chi fa usura non è solo qualche operatore economico disinvolto senza scrupoli, spesso è lo stesso proprietario fondiario che fa usura nei confronti del proprio affittuario. E lui, proprietario fondiario, grande proprietario fondiario, organizza queste casse rurali che diventano subito un'alternativa ovviamente all'usura e che tendono soprattutto a spingere il coltivatore, contadino, proprietario o affittuario che sia, al miglioramento del modo di coltivare la terra. Siete dei miserabili, la vostra terra non rende nulla, se voi prendete a prestito da queste istituzioni di cui sarete soci, eccetera, il denaro necessario, riuscirete a migliorare il sistema di coltivazione. È una prima forma mutualistica anche questa.
direi molto più efficace di quella delle banche popolari, che poi in realtà diventarono organizzazioni molto complesse, articolate e grosse, e non servirono solo a piccole imprese ma anche a imprese maggiori. Ebbene, le casse rurali, che poi questo volle un po' che abbandonò sul 1800 perché aveva altri interessi, sempre legati peraltro allo sviluppo del, allo sviluppo, al riscatto delle plebi, queste casse rurali, che sono state unificate sul fine del dell'Ottocento dal movimento cattolico intransigente, sono il terzo caposaldo del nostro sistema bancario. E anch'esso oggi chiamato, queste casse sono le banche di credito cooperativo, anch'esse al servizio della piccola impresa. E quella vivificazione che portò le casse rurali, il movimento dei cattolici intransigenti, fu quello che determinò una serie di altri fenomeni. Prima, ricordate prima le cooperative, il movimento cooperativo bianco, chiamiamolo così, nelle nostre terre, è un movimento che è guidato dai preti, anche le casse rurali cattoliche sono guidate dai preti, spesso il prete è presidente della cassa rurale o lo affida la presidenza comunque un uomo di sua fiducia. E lì il principio di mutualità, che ritroviamo poi nelle cooperative, è fortissimo. La coesione della comunità. Per carità, c'è anche il confessionalismo di mezzo, per cui gli statuti delle casse rurali cattoliche sono abbastanza drastici. Solo chi è un buon cattolico può essere socio della cassa rurale e può tenere prestito dalla stessa. Il buon cattolico significa frequentare assiduamente i sacramenti. Se non lo sei, tu non entri in questa situazione. Però all'interno di un movimento intransigente come quello appunto dell'epoca, anche